teniamo alla tradizione perché questo circolo ha più di 90 anni, ma indubbiamente non possiamo star fermi, dobbiamo anche guardare dove sta andando tutto un orientamento e aprirci parallelamente a quanto sta facendo il Comune, che c'è un rapporto particolare proprio a manifestazioni ed eventi che siano a disposizione della cittadinanza, ma di tutti quelli che vogliono usufruire di questo parco meraviglioso. Bilancio si può fare di quest'ultima stagione del Circolo Golf e Tennis Serrapallo? Sarei mendace nel sostenere che non stiamo andando in maniera decorosa. Abbiamo addirittura fatto entrare dei nuovi soci che da tempo avevano fatto domanda. Il numero delle gare degli sponsor sta mantenendo una media senz'altro alta. È innegabile che la vita dei circoli, che sia tennis, golf, vela, ippica, è un momento di sofferenza per un cambiamento generazionale che fa fatica ad avere dei tempi liberi, delle frequentazioni come forse avevamo noi quando avevamo 40 anni. Si sente l'influsso della Ryder Cup in quest'anno? Senz'altro sì, la Federazione Italiana Golf sta facendo il possibile e ha già fatto il possibile per portare questa manifestazione agli onori che merita. Noi speriamo che finita la Ryder Cup resti quel sentimento di voler provare, di volersi misurare, di voler continuare a giocare a un qualche cosa che è uno sport ma anche un gioco. Arrivata a una certa età, trascorrere qualche ora con gli amici in mezzo al verde è senz'altro una medicina meravigliosa. Golf significa anche opportunità di lavoro, pensiamo a quante persone di Rapallo e non solo lavorano al Circolo Golf e Tennis Rapallo nei vari ambiti che richiede un circolo golfistico. Posso sbagliare di poche unità, noi rappresentiamo proprio come circolo più di 20 dipendenti e poi c'è tutta una situazione della ristorazione, del bar e ci sono poi tante altre cose che circolano, per cui senz'altro siamo tra le prime aziende del territorio comunale. È innegabile che da questa situazione poi nascono anche altre possibilità, ci sono dei giovani che stanno facendo degli stage presso di noi per poi provare a risolvere determinati problemi. Stiamo cominciando a raccogliere i frutti di questa nuova impostazione tecnica del settore golf. La Swing Studio con Chiara Brizzolari, Simone Brizzolari, Marco Brizzolara e Luigi Figari, oltre ovviamente ai loro partner che sono in altri club della Liguria, sono una certezza e stanno lavorando molto bene nel settore giovane soprattutto. Ad oggi abbiamo quasi un centinaio di ragazzi dai 5 anni fino ai 18 e questo è una grande fonte di orgoglio, anche e soprattutto considerando la fascia dei bambini più piccoli. Lo sport del golf, come sapete, è uno sport che necessita di un impegno psicologico molto importante, che magari da piccini può essere a volte anche un attimino sospeso. In realtà abbiamo una grande continuità perché l'aspetto ludico è curato molto da Anna Rossi, che è partner della Swing Studio, e dai maestri che ho appena citato, e questo fa sì che i ragazzi non perdano una lezione, vengano volentieri, creano gruppo, facciano gruppo, ed è lì che vogliamo partire per ritornare a parlare di grandi risultati. Grandi risultati ma anche grandi eventi. In particolare, prossimamente ricorderete il quarantennale di uno straordinario successo. Quando diciamo che vogliamo arrivare lì è proprio quello, questo è stato l'apice forse irraggiungibile nel futuro, chissà mai, del nostro circolo nel 1983, tre giocatori fortissimi, Luigi Figari, Andrea Canessa e Enrico Nistri, vinsero la Loa Cup, la vera e propria Coppa dei Campioni dei circoli a livello europeo. E questo è un risultato straordinario, lo vogliamo sottolineare, visto che noi siamo molto rispettosi della storia, ovviamente con un occhio al presente e al futuro, cercheremo di creare un evento verso il mese di novembre che possa ricordare questo grande momento sportivo del nostro circolo, proprio perché questo momento sia un obiettivo per il nostro futuro. Allora, quest'ultima stagione, tra l'altro la prima per noi della Tennis Academy Ferrando, è andata molto bene. Abbiamo iniziato l'anno scorso con i centri estivi, poi abbiamo proseguito con la scuola tennis, adesso di nuovo abbiamo ricominciato col percorso dei centri estivi e abbiamo affiancato anche percorsi agonistici con corsi intensivi. Abbiamo in programma
stage, dove avremo anche la partecipazione di Linda Ferrando, la sorella di appunto il direttore della Tennis Academy, e abbiamo in programma tantissimi eventi, tennis sotto le stelle, tornei, un torneo open che si svolgerà a luglio con ricchi premi, e quindi l'attività sta continuando alla grande, direi. Un grande impegno anche nella qualità dei corsi che offrite. Sì, esatto, il nostro obiettivo è esattamente quello, offrire un prodotto diverso da quello che si è sempre offerto in generale, puntando soprattutto sulla qualità e cercando di soddisfare le esigenze di ognuno, che sono diverse. C'è chi gioca principalmente per divertimento, chi invece per raggiungere dei grandi obiettivi, e ognuno deve essere, noi dobbiamo anzi essere pronti nei loro confronti a soddisfare le loro esigenze per raggiungere i loro obiettivi.